Sapori e colori di Natale. Nell'ultimo weekend, in attesa della festività tanto attesa, la città di San Donà di Piave ha voluto proporre numerosi eventi che hanno coinvolto i cittadini dal San Donatese, dai più piccoli che hanno potuto trascorrere piacevoli momenti di gioia alle famiglie stesse che hanno potuto parteciparvi. Abbiamo pensato che fosse opportuno in questo momento di porre al centro il tema della persona e delle relazioni. Alla fine quello che riscalda veramente, secondo me, il cuore di tutte le persone è la possibilità di stare bene insieme. Questo può avvenire girando per la piazza e per le vie della città, così come all'interno della propria famiglia. Ringraziamo anche tutte le associazioni e anche i commercianti che si sono resi disponibili a fare questo gioco di squadra che sta producendo dei risultati interessanti. Il calendario Natale Insieme ha proposto dalla mattinata il folcloristico mercatino agricolo con omaggi per i più fortunati dei prodotti locali. Tra gli eventi proposti durante il pomeriggio, artisti di strada, saltimbanchi e giocolieri che hanno animato e colorato tutto il centro del San Donatese. Realizzazione questa avvenuta grazie alla sinergia della Confcommercio, il Teatro dei Pazzi, la Proloco e l'amministrazione comunale. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio per i più piccoli, la magica ludoteca, che ha proposto la lettura di una delle fiabe più amate, quella di Cenerentola, scelta appositamente da una narratrice d'eccezione, l'assessore alla cultura Chiara Polita. Si tratta di un'iniziativa che è stata realizzata grazie alla collaborazione con l'ASCOM, è partita appunto come loro da idea, è stata ben accolta e inserita nella programmazione generale del Natale proprio perché lo spirito è stato quello di pensare a una programmazione di un Natale per le persone e di conseguenza favorire la partecipazione per le persone di tutte le età, e in questo non poteva mancare ovviamente la presenza dei bambini perché per loro il Natale è il momento più magico, e questa è un'opportunità per far sognare non solo i bambini recuperando anche la dimensione della favola o del gioco, ma anche gli adulti e le mamme che possono partecipare coi bimbi a questa esperienza. Previsti per le prossime giornate ulteriori incontri di lettura tra i più piccoli e i narratori speciali che arricchiranno ulteriormente l'attesa della festa tanto amata. L'iniziativa nasce sicuramente da una parte per dare vita al centro di San Donà, per ridare vita al centro di San Donà e alle sue attività commerciali, ma anche per dare ai bambini e alle famiglie proprio l'opportunità di trovare uno spazio che abbia una validità di divertimento ma anche educativa come questa ludoteca. Ma io penso che coinvolgere i bambini a Natale sia la formula migliore. Il Natale è per i nostri bambini e quindi tutto quello che possiamo fare per vivere la magia del Natale io penso che sia una cosa straordinaria. Perché i bambini insegnano anche a noi a credere, e quando loro credono al Natale siamo spinti anche noi a pensare che in ognuno di noi esiste un Babbo Natale che prima o poi ci porta un dono magico che magari è quello che aspettiamo da molto tempo, e quindi io mi auguro che tutti nel loro cuore in questo 2013 si portino il proprio Babbo Natale e che quel Babbo Natale possa realizzare quel sogno, quel bisogno che tutti noi attendiamo.